Salve a tutti! In questo nuovo video volevo farvi vedere come poter realizzare questo splendido dado da macchina. È una richiesta che mi avete fatto voi, però purtroppo non ricordo il nome della signora che me l'ha fatta, quindi magari se sta guardando questo video lasciami un commento qua sotto. Nel tutorial vi farò vedere come realizzare questo dado con una base di cartone, però se volete potete farlo anche senza cartone, imbottirlo soltanto e il risultato più o meno sarà questo, vedete la differenza. Questo è più squadrato e questo è più tondeggiante. Quindi fatemi sapere nei commenti se questo dado da macchina vi piace e adesso vi lascio alla lista dei materiali. Per questo lavoro ci serviranno delle forbici, un uncinetto numero 3, una coda lana, del feltro nero, della lana acrilica bianca ed infine 6 quadrati di cartoni 5x5x5x5. Bene, quindi iniziamo il tutto e avviamo 10 catenelle, dopodiché ne faremo altre due aggiuntive. E a partire dalla terza catenella, quindi 1, 2, 3, nella terza catenella faremo una mezza maglia alta. Dopodiché andremo a fare una mezza maglia alta in ognuna delle catenelle fino alla fine. Bene, terminato il giro a questo punto vado a fare 2 catenelle, dopodiché ribalto il lavoro e vado a ripetere una mezza maglia alta in ognuna delle mezze maglie alte sottostanti fino alla fine del nostro lavoro. Quindi dobbiamo procedere normalmente con il fare giri di andata e ritorno di mezze maglie alte per un totale di 9 giri. Quindi compreso questo primo giro che abbiamo fatto e il secondo che stiamo iniziando, in totale dovremo fare 9 giri. Arrivato a questo punto ho finito le mie 9 strisce di mezze maglie alte. Adesso come prima cosa allargo poco poco quest'asola. Dopodiché da questo lato mi inserisco nelle maglie e vado a fare una serie di maglie basse. Quindi non dovranno essere precise, ma faremo semplicemente una maglia bassa in ogni buchino che ci si presenta. Quindi procederemo in questo modo fino ad arrivare a questo punto. Arrivati a questo punto, qui ci ritroveremo la prima catenella che abbiamo fatto. Quindi andremo nella prima catenella e faremo 2 maglie basse. In pratica faremo un aumento in questo punto. Dopodiché qui avremo tutte le costine delle catenelle e non faremo nient'altro che fare una maglia bassa in ognuna delle costine fino alla fine anche di questo lato. Arrivati alla fine di questo lato, anche su quest'altra punta andremo a fare un aumento prima di continuare. Quindi facciamo un aumento, dopodiché lavoriamo come abbiamo fatto in questo lato, maglie basse in ognuno dei buchini che ci si presenta fino ad arrivare a questo punto. Bene, adesso faccio un aumento anche in questo punto, dopodiché concludo il tutto con una maglia bassissima. Bene, quindi noi di questi quadrati dovremo farne ovviamente 6, uno per ciascun lato del nostro cubo. Bene, adesso prima di continuare con i nostri 6 cartoncini andremo a formare un cubo. Prima di chiudere completamente, imbottiamo il nostro cubo. Bene, abbiamo finito il nostro cubo, adesso andremo a cucire tutti gli elementi.